Siamo con l'azienda vinicola Herman, conosciuta, diciamo. Quali vini avete portato per questa serata? Abbiamo portato Ribolla Gialla 2016 e Tunina 15. Il cavallo di battaglia dell'azienda è nato 42 anni fa, 75 prima annata. Avete modificato negli anni la vinificazione o è rimasta uguale? L'uvaggio è classico Chardonnay Sauvignon, Ribolla Gialla, Malvasia Piccolite. Abbiamo creato un piccolo tocco, diciamo, innovativo nel 2003 con un tocco di legno, ma l'anima rimane sempre l'acciaio. E l'altro prodotto? L'altro prodotto è una ribolla gialla a base di ribolla, poi c'è un piccolo tocco di Friulano e Riesling. È nato 2016. Il risultato eccellente? Sì, la 16 e la 15 grandi annate, anche la 14 è un'annata buona, che si farà vedere il suo carattere, diciamo, nell'invecchiamento. Questo per la tanta acqua che c'è stata? Ma diciamo che è un'acidità più elevata che porta comunque i vini freschi ma all'inizio, però poi nell'evoluzione a prodotti che durano più nel tempo. Ok, grazie. Siete abbinati al Castello Formentini come ristorante. Castello Formentini, buonasera, cosa avete preparato di delizioso? Carne. Abbinare a un vino eccellente, diciamo. Carne bianca saldata con le verdure julienne, molto sì. Buono. Oppure abbiamo della paella di quinoa al posto del riso. Come è preparato questa pietanza? Al posto del riso abbiamo messo la quinoa e come abbinamenti ci sono i calamari tagliati a rondelle, bisi, carni bianche come il maiale o pollo e poi abbiamo il peperone giallo, peperone rosso, carote, zucchine. Fantasioso! Molto molto gustoso. Complimenti.